Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami. Il titolo è tratto appunto da un musical nonché cartone originale che si chiama Anastasia. Ho voluto, diciamo, dare più enfasi alla leggenda dei Romanov, perché in realtà non si capisce bene se si tratta soltanto di una leggenda o di una storia vera. Dietro le quinte c'è un delirio, voi non avete idea che lavoro c'è nel backstage. Ovviamente non posso dire, dagli applausi penso che lo spettacolo sia andato molto bene. Adesso sentiremo i primi commenti a caldo e vi saprò dire. Allora, è stato faticoso ma bellissimo, è stato molto difficile lavorare con i bambini ma è davvero una grandissima soddisfazione. Allora, il mio ruolo era il migliore amico di Dimitri, ovvero il fidanzato di Anastasia, e praticamente io e lui, diciamo, facciamo dei provini per trovare l'Anastasia, perché la nonna avrebbe dato una ricompensa a chi l'avesse trovata. Quindi però diciamo che ci troviamo davanti alla vera Anastasia, che inizialmente pensiamo sia finta ma è vera. Allora, il mio ruolo è quello di Dimitri. Inizialmente Dimitri si dimostra una persona interessata soltanto ai soldi e avido. Mentre intraprende questa ricerca di Anastasia, alla fine si dimostra innamorato di questa appunto principessa della famiglia Romano. Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami.